questo metodo sta avendo un successo, nel senso che io questo metodo lo avevo già teorizzato nel libro, parlo spesso di come studiare, eccetera. Però questi 12 steps sono stati come un'epifania, cioè evidentemente è stato utile sintetizzarli e averli lì da... Allora, prima il testo, prima te lo sei scritto, hai messo gli accenti e l'hai solo declamato. Declamato come? Declamato parlato, declamato a tempo di musica, declamato appoggiato, declamato parlato normale? Allora, sul testo con il quaderno ho soltanto declamato con gli accenti. In un parlato normale, parlato... colloquiale, quotidiano. Sì, come se lo stessi leggendo. Come se lo stessi leggendo, va bene. Poi? Poi sono andata al pianoforte, alla tastiera, e ho studiato il pezzo, che io non è che sia pianista, quindi all'inizio un po' le dita, sai. La maggior parte dei cantanti non sono pianisti, proprio per questo è importante studiare al pianoforte, perché vuol dire che poi alla fine, quando lo sai suonare, lo sai proprio. C'è anche una melodia semplice che non è immediata da suonare, perché magari ti devi cambiare la diteggiatura, soprattutto i pezzi barocchi, nelle colorature, nelle cadenze. Proprio per quello è utile farlo, perché alla fine poi, quando lo sa la mano, se lo sa la mano, che è la cosa meno prestante in un cantante, a meno che non ci sia la rarità che sia pianista, se lo sa la mano vuol dire che l'ha imparato anche il cervello. Se l'ha imparato il cervello, lo sai cantare. Boh, proprio per questo è importante farlo da non pianisti al pianoforte, a volte perfino con tutte e due le mani, cioè assicurarsi che proprio tu veramente hai agio nel muoverti tra quelle note, che le hai contate, le hai solfeggiate tante volte, che sai quali note stai dicendo, che quindi parallelamente alla vocale che ci metti sotto c'è un solfeggio che te le fa contare le note, quindi che ti fa tenere il computo esatto, soprattutto nelle colorature complesse, insomma, delle mitragliate, no? delle cartucce di proiettili che stai sparando. Bene, poi non sei pianista, però te la sei studiata, prima solo con le note, poi... Prima proprio senza neanche dire le note, solo con la mano, cioè leggevo lo spartito con la mano. Io. Poi dopo ho messo un po' le note perché volevo impararle. Mi sono molto trattenuta nel non doverla cantare. Brava. Veniva di cantarla. Giusto, bravissima. Poi l'ho declamata mentre la suonavo. Giusto. Però non... ad una velocità, cioè non è che vado spedita dall'inizio alla fine, poi suono, mi fermo, no? Al mio tempo. E poi l'ho cantata. Ma l'hai cantata subito o hai aspettato che sedimentasse? Oh, perché aspettata. Di solito quando fai questo tipo di lavoro e poi ti fermi e passa qualche ora, il lavoro che hai fatto inizia veramente poi a ritornarti, cioè tu ogni volta che cerchi di memorizzare qualcosa e lo ripeti, scavi dei solchi, scavi fisicamente dei solchi, i neuroni scavano dei solchi tra le sinapsi, quindi crei un nuovo giro letteralmente, e una volta che questo giro sia lubrificato, poi vai in loop. Inizia ad andare in loop, che è esattamente ciò che noi vogliamo, perché vogliamo creare un automatismo, così che poi quando cantiamo, soprattutto quando cantiamo dal vivo nel momento della performance, noi abbiamo la RAM fresca per pensare a tutte quelle cose nuove che accadono durante la performance, all'acustica nuova, al pubblico, tutto il resto deve essere diventato hardware nel frattempo. Non possiamo stare a giocolare letteralmente tra tutte queste cose che sono tutte nuove. Lo scopo è proprio questo, cioè creare dei nuovi circoli mentali che poi, appena smetti di fare quello che stai facendo seduto al pianoforte, ormai il pensiero è circolare per sua natura, tanto che il pensiero circolare è difficile da scardinare, cioè bisogna, sai benissimo che ci vogliono poi delle tecniche per scardinarlo. Allora, il pensiero diventa circolare e inizi a memorizzare sempre meglio quello che hai fatto, sempre meglio, quando diventa sempre più concreto e si inizia a formare nell'orecchio questo pensiero, dopo un po' ti metti a cantare. E poi, quando l'hai cantato, com'è andata? Non l'ho cantato. La memoria. Cioè, che sia andata bene, però io adesso non voglio dire niente, perché sennò ti creo delle aspettative. Non sono il tipo. Che cos'è questa ansia da prestazione? Che devi prestare? A chi lo devi prestare? Lo so, però c'è qualcosa. Fosse un prestito, dice, vabbè, ho l'ansia da prestito, ma quella da prestazione. Sentiamo prima la declamazione, perché già la declamazione io vorrei che fosse un precanto. Cioè, la prima declamazione è ovvio che si fa solo sul testo, perché se ti fai il testo, cioè se te lo scrivi il testo e ti metti gli accenti, è ovvio che la prima declamazione
ha senso farla sul testo, cioè memorizzare il testo, verificare il testo, fare alcune valutazioni, soprattutto vedere quando non ti ricordi una parola, perché non te la ricordi, etc. Però poi la cosa importante è quella declamazione, farla, come direbbe Jacopo Peri, così che la melodia del cantare discenda talmente tanto da quella del parlare ordinario da prendere forma di cosa mezzana. Quindi già iniziare ad appoggiare, già iniziare a dare le dinamiche, quindi quel declamato rifarlo a tempo di solfeggio. Sentiamo prima il declamato, prima squisitamente sul testo e poi lo sentiamo a tempo di testo musicale, come è stato inteso dal compositore. Vuoi ripetilo già al tempo del testo musicale? Che mercede donarti vo. Ok. Che mercede donarti vo. Sentire questo declamato della coloratura, come se la stessi già facendo a tempo. Qui entra in te la segretaria, la tua piccola segretaria automatica che si mette lì sul tasto della A e inizia a fare ticchi 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 ticchi. Devi essere capace di dividerti, lo sei già in realtà, soltanto che non lo sai, e devi essere capace di fare contemporaneamente due cose: pensare ad una melodia, whatever, e nel frattempo essere capace di pronunciare a tempo imperturbabile, non locale, non spaziale. Devi saper fare questo ribattuto mentale, come quando i pianisti devono fare il ribattuto su un unico tasto, proprio la segretaria degli anni 50, proprio la dattilografa, ok? Coloratura è una dattilografia calligrafica, nel senso che ha l'automatismo del ribattuto sul tasto, e la velocità del ribattuto sul tasto e l'ispirazione calligrafica di un amanuense. Quindi il tuo massimo zelo e diletto deve essere fare queste A tutte belle, tutte uguali, tutte con le codine, tutte con le cose. Perché lo scopo del gioco era proprio quello: andare all'estero e dire come fate quella A. Che schifo, orrore, sentite la nostra, e tutti, cazzo è vero. L'opera italiana è questo, e nasce per questo, io non riesco a spiegarlo alla gente. Se non c'è la bellezza, la purezza della vocale, tu non la fai sentire l'opera italiana alle persone. Un bel parlare, quindi, vai con la dattilografa. Dona. Esercizio già ti dice quanto fiato hai, come stare con la postura, quanto dura, poi lo puoi accelerare, poi basta, infilarci dentro la melodia è un attimo, e soprattutto è una cosa che non fai tu, che il tuo orecchio fa istintivamente. Tu la melodia non la puoi aiutare minimamente, non la devi aiutare, e se impari la postura della vocale così ti sarà fisicamente impossibile aiutarla, perché una volta che l'hai imparata così comoda la postura della vocale non la vorrai più spostare. Quindi, se la tua segretaria interiore ha imparato Dona, quando canta farà, non andrà lì a cercarsi nota per nota, ad aiutare nota per nota, a strizzare la vocale quando arriva l'acuto, perché ormai ha imparato fisicamente la comodità di quel movimento e vorrà mantenerla. Ok? Questa stessa coloratura, adesso, lo stesso atteggiamento, prova il massimo della tua altezza e prova a sovrapporre questi due pensieri. Io trovo molto utile anche il fatto di entrare ed uscire dalla melodia, cioè di capire che sono due cose che possono sovrapporsi, le ombre cinesi. Qui c'è la lampadina che proietta la luce, lì c'è il muro, tu in mezzo ci puoi mettere il coniglio. Ma non per forza, ce lo puoi mettere come non ce lo puoi mettere. Quindi dalla melodia tu puoi entrare ed uscire. Quel concetto astratto che è il linguaggio, ok? Che nel gioco delle ombre è un coniglio. Ma se io un giorno vengo da te e ti dico: senti, che cos'è questo? Tu mi dici: hai bevuto, ok? E il linguaggio è così, è una cosa astratta. Allora, la voce è un gioco delle ombre. La voce è la luce che emette vibrazione, bo 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 bo. Questa è la vocale, ok? Che se avvicinata, contrapposta alla luce, proietta un concetto sonoro decodificabile in una qualche lingua. La
Però e sono concetti che esistono separatamente, perché questa tu te la puoi immaginare muta nella tua testa o la puoi parlare. Questa nota può continuare ad esistere anche senza vocale. Mi spiego? Hai capito che sto facendo? Basta, questo è il canto. Cioè questi due fenomeni, questa eclissi, I'm on fire. Il canto è un'eclissi. È una questione di allineamento, di due meccanismi che si allineano fino a creare una forma sul muro. Socia, che lezione memorabile. Quindi le ombre cinesi, qui c'è la lampadina che proietta la luce, lì c'è il muro, tu in mezzo ci puoi mettere il coniglio. Ma non per forza, ce lo puoi mettere come non ce lo puoi mettere. Quindi dalla melodia tu puoi entrare ed uscire. Quel concetto astratto che è il linguaggio, ok? Che nel gioco delle ombre è un coniglio. Ma se io un giorno vengo da te e ti dico, senti, che cos'è questo? Tu mi dici, è bevuto, ok? E il linguaggio è così, è una cosa astratta. Allora, la voce è un gioco delle ombre. La voce è la luce che emette vibrazione, bo 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 bo. Questa è la vocale, ok? Che se avvicinata, contrapposta alla luce, proietta un concetto sonoro, decodificabile in una qualche lingua, però, e sono concetti che esistono separatamente, perché questa tu te la puoi immaginare muta nella tua testa o la puoi parlare. Questa nota può continuare ad esistere anche senza vocale. Mi spiego? Hai capito che sto facendo? Basta, questo è il canto. Poi, come nei primi film della Disney, se noi mettiamo insieme tutte queste sequenze facciamo il film, ma il film è un'illusione sul muro. Tutte le vocali messe insieme che fanno parole, che fanno frasi di senso compiuto, che fanno cadenze, che fanno frasi musicali, eccetera. Basta, quindi quello che noi dobbiamo fare adesso è vedere questi due meccanismi, questo del coniglio che fa capo al cervello sinistro del linguaggio e questo della melodia, della vibrazione, della frequenza che fa capo al cervello destro. Ok, riusciamo a gestirli sia separatamente che contemporaneamente? Su questo si fonda il mio metodo di studio, è chiaro, no? Io consiglio all'inizio di fare un dentro e fuori, tipo dona, per assicurarti che la vocale rimanga sempre la stessa e rimanga sempre indisturbata e che tu a piacere, continuando a seguire la melodia, riesca a farle intercettare la frequenza ora sì, ora no. Allora c'è la vera indipendenza. Cioè questi due fenomeni, questa eclissi, I'm on fire. Il canto è un'eclissi. È di fatto un'eclissi di sole, perché tu che cosa fai? Tu vedi la vocale quando sovrapponi perfettamente la forma, ok. Quindi questa eclissi può essere parziale, totale, oppure può non esserci del tutto, ok? Quindi quando c'è l'eclissi totale, cioè quando la vocale si allinea completamente alla frequenza, allora tu vedi perfettamente la forma proiettata. Vedi proprio la forma del sole, la forma della luna, eccetera. Ma è una questione di allineamento, di due meccanismi che si allineano fino a creare una forma sul muro. Socia, che lezione memorabile. Quindi in questo senso devi lavorare. Dona! Ok? Questo è quanto. L'ansia non andrà mai via, cioè l'ansia come tutte le altre cose, no, funziona come tutte le altre cose, a qualsiasi cosa se tu dai energia cresce, se non gliene dai diminuisce, soltanto che il cervello umano per come è fatto non può togliere energia, può solo darla, ok? Se io ti dico togli energia all'elefante rosa, tu immediatamente pensi all'elefante rosa, quindi l'unico modo per togliere energia a qualcosa è darne tantissima a qualcos'altro. Spostare l'attenzione. In questo caso tu non devi superare l'ansia, tu devi spostare l'attenzione dall'ansia, in questo caso all'esattezza della musica, fino a quando l'ansia diventa sempre più piccola, sempre più piccola, sempre più piccola, e poi te la sei dimenticata perché stai lavorando fondamentalmente. La musica diventa un lavoro e non una prestazione.
E questa è la melodia. Declamato le facciamo sentire tutte le vocali, facciamo sentire gli ornamenti, facciamo sentire se stiamo cantando piano o forte. Corri, volami in braccio. Sara, scusami, le devo legare le parole. Fai già un declamato appoggiato, cioè l'unica cosa che deve mancare è l'intonazione. Per il resto stai già cantando. Mancare almeno dal risultato udibile, perché tu nella tua testa involontariamente ce l'avrai comunque. Minimizza questo lavoro, stai altissima, prova un punto di consapevolezza che stia meno a livello degli organi senzienti. Il nostro senso di consapevolezza noi di solito ce l'abbiamo dietro gli occhi e in mezzo alle orecchie, ok? Al centro del cranio più o meno a questa altezza. Invece, quando stiamo sia cantando che meditando, quando vogliamo prestare attenzione nel primo esercizio di ascolto che abbiamo fatto, in quella che Tomatis chiama postura d'ascolto, questo centro di consapevolezza si sposta più indietro e più in alto, ok? Quindi, e questa è la postura ideale per cantare, perché non possiamo sboccare nell'altro senso, cioè non possiamo smanazzare con la bocca, non possiamo fare cose strane. Quindi portiamo la consapevolezza in alto e indietro, la nostra concentrazione sta lì, lì è il punto dove si appoggia il diapason per darci la nota. Vieni, corri, volami in braccio. E attendiamo, sentiamo la tensione che ci ispira, che ci porta, che ci tende la corda di quello che ci serve per suonare quest'arpa che siamo. Volami in braccio. Rifai la stessa cosa immaginando la melodia. Prima le fai le tocchi così, le tocchicchi un po', le fai tocchicchiare un po', e poi piano piano le allinei e vediamo l'eclissi. Vieni, corri, volami in braccio. Vai. Ripeti esattamente quello che hai fatto, però in the back of your mind comincia ad avere questa melodia che vuole insinuarsi in questa forma che tu le hai creato. C'è questo liquido che vuole essere versato in questo bicchiere che tu gli hai creato, gli hai predisposto. Elimina la bocca adesso. Qui si dice, qui si parla. A noi interessa dire, non dobbiamo parlare. Quando si canta non si parla, ma si dice. Questo è il posto della dizione, questo è il posto dell'eloquio quotidiano. La parola è una cosa sacra in realtà. Cioè non voglio sminuire il verbo parlare, però a noi adesso non interessa parlare, a noi adesso ci interessa dire e sonniloquire. Vieni, corri, volami in braccio. Mettici la melodia dall'altra parte della testa e sovrapponi questo esatto movimento che hai fatto al pensiero melodico. Posso cantarlo? È il risultato ovvio cantare di questo meccanismo. Se tu inizi a pensare alla melodia, ma continui a dire dentro la testa, replicando quell'esatta sensazione che hai dato adesso che stavi solo parlando, anche quando c'è la frequenza, quello è cantare. Bravissima, sii più deliberata nell'addizione mentale senza trasferirla alla bocca, senza trasferirla ai muscoli e alla tensione della bocca. Vieni. Questo è morbido ed è addormentato, ma la mente parla chiaro, a fuoco sia come focus che come energia. Mercede, mercede. E tu puoi dire una perfettamente a fuoco in questo strumento perfettamente addormentato. Mercede, mercede. Qui per tenere il suono uguale e omogeneo te ne vai in una E chiusa. Invece, dai retta al tuo amanuense mentale, dai retta alla dattilografa. La dattilografa è sorda. È sorda, l'amanuense è sordo, non sente la musica. Lei bada solo a fare delle A perfette ad un tempo perfetto. Lui bada solo a fare delle pergamene perfette con dei caratteri perfetti, tutti uguali come fossero stampati. Mercede, mercede, mercede. Quindi cosa fai? Tu senti quello che fai quando lo fai parlando, ed è questo lo scopo di farlo prima parlato. Mercede, 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 mercede. Fotografi questa sensazione e la replichi uguale mentre nella tua testa pensi, dizionando, dicendo mercede, mercede, e il tuo orecchio si canta. Col problema della memoria, eccetera, ti è stato d'aiuto? Cioè, effettivamente hai visto che sei riuscita a memorizzare più cose, a memorizzarle meglio? Eh? Sì.
Ok? Vedi, questo, perciò ti dicevo l'ansia. L'ansia non va mai via. C'è un'unica maniera per non far vincere l'ansia ed è dare ancora più attenzione a qualcos'altro, che chiaramente devi conoscere bene, perché se invece lo spartito non lo conosci bene, se hai dei vuoti, se il tuo cervello non ha un intrattenimento, allora sì che si dedica all'ansia in mancanza d'altro. Per questo la Infatti, preparazione aiuta tantissimo, la preparazione profonda sul testo musicale. è creare proprio un rapporto tra me e i suoni della tastiera, cioè come se Esatto. io adesso comunichiamo, voi mi parlate, io vi Ma ascolto. esattamente così. Cioè, tu deleghi la tua voce alla tastiera, la tua voce non deve fare niente, quindi tu memorizzi tutto in una posizione di relax e lo canta la tastiera per te e in un certo senso continua a cantarlo la tastiera per te una volta che l'hai studiato lì. Quindi rimane sempre intonatissimo, rimane sempre pulito, rimane sempre affidabile. Questo è anche un ottimo esercizio per sviluppare l'orecchio assoluto. Un ottimo esercizio per sviluppare l'orecchio assoluto, perché dopo un po', tu, dopo che un po' che studi così, quando tu metti il dito sul tasto senza suonarlo, l'hai frequentato talmente tante volte che tu già sai quel tasto come suona. Infatti a me manca proprio questo, nonostante anni di conservatorio, a me manca proprio la E sicurezza chi te le fa di... fare in conservatorio queste cose? Quando mai? Cioè.